È uscito La zona di interesse, il nuovissimo film di Jonathan Glazer, pluricandidato agli Oscar, se ne è parlato tantissimo negli ultimi mesi e quindi ero veramente ansioso di vederlo, ma a livelli cosmici. Anche perché ero molto curioso, nel senso che Jonathan Glazer è un regista che stimo più di quanto apprezzi, nel senso che non mi sono mai strappato i capelli per i suoi film. Sono film che apprezzo, Sexy Beast, Virtuous Mrs. Shawn, ma anche lo stesso, l'ultimo, Under the Skin con Scarlett Johansson. Li apprezzo tutti, Under the Skin forse è il suo migliore, ma non riesco mai a strapparmi i capelli per un suo film. E quindi ero molto curioso anche di come avrei reagito io a questo film, e in particolare anche per il tema. Il film infatti racconta più che la storia, direi le vicende, la vita del capo del campo di concentramento di Auschwitz e della sua famiglia, diciamo, che vive appunto in questa villa al di là del muro che li separa dal campo di concentramento, perché poi di fatto questo è. Come al solito, prima parte senza spoiler, seconda con gli spoiler, ma sto giro non è che ce ne siano tanti da far di spoiler, è più l'esperienza della visione, ecco, non voglio contaminare la vostra esperienza con spoiler di alcun tipo, quindi mi terrò veramente molto generico in questa prima parte. E partiamo subito da quello che era il mio primo dubbio. Quando si parla dei film sull'Olocausto, spesso si tende ad esaltare anche film mediocri, semplicemente perché parlano di quella cosa lì, anche perché, ripeto, è molto facile premere determinati tasti, basta mettere il baffino, lo chiamerò così perché a quanto pare YouTube penalizza quando si parla di quel pezzo di merda criminale bastardo del baffino, sapete di chi sto parlando, un certo Adolfo, ma è facile mettere lui davanti alla telecamera che fa buffet, sale buffet e fare il filmone, insomma, critico verso quella cosa lì, è facile andare nel melenzo, è facile andare nel piagnone, e quindi quando si tratta quel tema lì è un tema già trattato e ritrattato, quindi è difficile fare una cosa non originale ma che tocchi le corde più profonde del tuo animo, e qui Jonathan Glazer ci riesce all'ennesima potenza perché gioca tutto di sottrazione. E quando dico gioca di sottrazione, parlo di tutto, parlo della regia, parlo del montaggio, parlo del sonoro, parlo anche della rappresentazione di questa casa in contrapposizione col campo di concentramento di Auschwitz, parlo appunto di questa casa e della famiglia e delle atrocità che vengono compiute al di là del muro, è tutto giocato di sottrazione, è tutto suggerito, è tutto... non c'è un goccio di sangue in questo film, non c'è nessun episodio particolarmente cruento, gioca proprio su questo e secondo me riesce proprio per questo motivo a toccare delle corde fondamentali, ma anche per esempio con i rapporti tra i personaggi, con la costruzione di questi personaggi, lungi dall'esserci totalmente antipatici per un qualche motivo, non sono dei pezzi di merda, no, in senso canonico, non sei portato dal primo minuto ad odiare questi personaggi, anzi in prima battuta, nei primi minuti del film, in realtà nella prima forse metà, ti vengono presentati come una famiglia, con tutte le sue idiosincrasie, con magari tutte, però una famiglia che agisce tra di loro in questa casa, e dopo parleremo anche in modo più approfondito della tecnica e come questa tecnica di Jonathan Glazer sia forse la migliore della sua carriera e sia fondamentale per comprendere il film e per guardarlo all'interno della sua ottica e come lo intende appunto il nostro Glazer. Particolare menzione va fatta secondo me per il lavoro sul sonoro, a cui è affidato il compito totale di suggerire e di rendere manifeste determinate cose, non vi dico altro, insomma, ma il lavoro sul sonoro è qualcosa di devastante, in realtà a partire dai primi minuti del film, perché Jonathan Glazer ci fa cominciare il film in stile 2001 di Sera nello Spazio, quindi con 3-5 minuti di schermo nero, con una musica ed effetti sonori, là sotto a un certo punto c'è quasi un vociare di anime, veramente è un lavoro sul sonoro, ripeto, pazzesco, e quindi ci sono proprio questi primi 3 minuti del film, nero e musica, per farci proprio, e sonoro in realtà, non musica, per farci proprio entrare, parole dello stesso Glazer, all'interno di questa non alta realtà, ma all'interno di questa vicenda passata, all'interno di questo passato, altrimenti non sarebbe facile entrare, diciamo, in quell'ottica anima e corpo. Quindi il consiglio che vi do per godere di questo film appieno, e ripeto, dovete farlo assolutissimamente al cinema e dovete andare a vedere questo film magistrale, è quello di farlo senza aspettarvi dei colpi di scena, senza aspettarvi una storia che sia drammaticamente strutturata attraverso un processo di causa-effetto degli eventi, evoluzione particolari dei personaggi, colpi di scena, non aspettatevi niente di tutto questo, prendetelo come, e in realtà è anche brutto dirlo perché lo sminuirebbe, stavo dicendo saggio, riflessione, ma in realtà prendetela come una vera e propria opera d'arte sulla, in realtà è quella, ne parleremo meglio tra poco, ma sulla banalità del male, sul fatto che determinate atrocità che noi spesso collochiamo in un luogo altro, spesso collochiamo a determinate atrocità come l'Olocausto, li collochiamo in un luogo altro, quasi irraggiungibile, quasi se fossero cose compiute da una razza aliena, e in realtà sono cose che sono state fatte da esseri umani, da persone come me, da persone come i miei genitori, persone come voi e come i vostri genitori, quindi prendetela come una cosa di questo tipo e godetevi quest'opera d'arte magistrale e forse
la butto là, non so, ma forse la miglior regia di questo 2020, di questo 2023, perché poi il film è uscito nel 2023 in America, quindi la miglior regia forse dell'anno e uno dei migliori film di sempre, secondo me, sull'Olocausto. Noi adesso passiamo alla parte spoiler, do un po' di tempo per uscire, 3, 2, 1. E partiamo, come ho detto, dalla regia. Ci sono forse due carrelli all'interno del film, il resto è tutta macchina fissa, cioè questa macchina fissa, ferma, stoica, immobile. E quindi cosa sta a significare questa macchina fissa? Sta a significare oggettività, un'oggettività della ripresa. La macchina fissa non è dittatoriale, specialmente quando è in campo lungo, in campo medio, ed è in campo lungo, in campo medio quasi per tutta la durata del film. Non c'è un primo piano, quasi, c'è forse alcuni mezzi busti, ma di primi piani non ce ne sono, e ne parleremo dopo. Ma è quasi oggettività, lo spettatore può scegliere, è quasi la volontà di non voler imporre una determinata visione della cosa allo spettatore. È in contraddizione con quello che poi era il cinema tedesco di quel tempo, quindi forse il più grande cinema di propaganda della storia, perché ricordiamo la Riefenstahl, per esempio, con i suoi film, ma insomma c'erano tantissimi film che facevano da propaganda al nazionalsocialismo. E quindi Glaser si mette nel terreno totalmente opposto, non imponendo nulla allo spettatore, non imponendo una visione, non andando a selezionare qualcosa per dargli priorità, ma ci mostra sempre l'insieme. Questo film è fatto di campi lunghi, campi medi, qualche totale e qualche mezzo busto. Stop. Mi ha ricordato molto il cinema, poi pare che lo cito sempre, però mi ha ricordato molto il cinema di Ozu. Per Ozu era fondamentale quello che era davanti alla macchina da presa, era fondamentale quello che lui inquadrava, era fondamentale la composizione dell'immagine, il montaggio. E questo sembra figlio diretto di quel modo di intendere il cinema, perché abbiamo delle composizioni delle immagini perfette, una macchina ferma, un montaggio dei raccordi minuziosi, dei raccordi veramente perfetti di montaggio. E quindi attraverso questa perfezione il regista è come se volesse farci concentrare su quello che è il visibile, è come se quasi come se il visibile, nel cinema si dice sempre, no, è quasi più importante quello che non viene inquadrato, il fuori campo, piuttosto che quello che è all'interno del campo. E qui è come se la macchina da presa ci, nonostante non ci imponga nulla, ci imponesse comunque di considerare il visibile come unica parte di mondo degna di nota. In realtà però quello che non si vede, quello che si sente, quello che si vede sullo sfondo, il fumo che esce da una ciminiera, il rosso emanato dal fuoco dei forni, forse quello è più importante di quello che noi vediamo, e entra prepotentemente all'interno della nostra visione, del nostro campo visivo, del nostro campo uditivo, si fa strada e non possiamo non considerare queste atrocità nonostante questa regia minimalista. Allo stesso tempo però questa macchina fissa fa quasi effetto voi è quasi una telecamera di sorveglianza, è quasi noi che osserviamo loro non essendo visti. È proprio il voyeurismo principe su cui Hitchcock ha costruito una carriera, ma ecco, è proprio quella cosa lì: noi siamo con loro ma non possiamo essere visti, e quindi guardiamo, siamo con loro, li spiamo, ma in realtà vorremmo vedere altro. Vorremmo, per la natura stessa del voyeurismo, vorremmo vedere quello di cui siamo privati, vorremmo vedere Auschwitz, vorremmo vedere gli ebrei, vorremmo vedere il campo di concentramento, vorremmo vedere quelle atrocità. E invece, ripeto, siamo sempre privati di quelle cose lì. E ripeto, a questo proposito viene suggerito, che queste atrocità vengono suggerite attraverso il sonoro, che ripeto ancora una volta è spaventoso in questo film in tutti i sensi, delle urla, degli spari, delle urla dilanianti, delle cose veramente devastanti che ti costringono ad immaginare solo cosa stia succedendo dall'altra parte del muro. E tu lo sai, così come lo sanno i nostri personaggi in scena, e questa è forse la cosa più inquietante e drammatica del film. E torniamo quindi sui primi piani. Dicevo, il film è totalmente fatto di campi medi, campi lunghi, qualche totale e qualche mezzo busto. A memoria, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra non ci sia neanche un primo piano nel film. E come diceva Buñuel diceva: non uso molto i primi piani. Lui non usava molti primi piani, usava sì movimenti di macchina, anche in questo film non ci sono, ma per il resto è molto simile. Questi campi medi li usava molto anche Buñuel, fuggiva dall'usare i primi piani, questo perché secondo lui avevano effetti troppo melodrammatici, troppo drammatici, no? Troppo esplicitamente drammatici. Buñuel era un altro che giocava spesso con l'antitesi del senso o la sottrazione. E quindi qui succede esattamente la stessa cosa: non c'è il primo piano perché sarebbe stato troppo facile, sarebbe stato troppo drammatico. Quindi noi impariamo a conoscere in realtà tutt'altro, impariamo a conoscere questa famiglia, i rapporti tra i membri del nucleo familiare, l'ordinarietà, il quotidiano di questa famiglia, e anche le geografie
della casa, altra cosa che era importante anche per Ozu, le geografie delle case. Lui passava spesso con stacchi di montaggio molto simili in realtà da una porta all'altra, quando un personaggio entrava da una parte e usciva da un'altra lo seguiva. Ecco, e qui impariamo anche a conoscere questa villa, questa casa, come se fosse la nostra. E aspetto fondamentale di questa villa è il giardino. E ovviamente cosa viene in mente parlando di giardino e parlando di ebrei, se non il giardino dell'Eden? Eden, infatti, dal termine sumerico Edenu, significa steppa, deserto, e quindi Gan Eden in ebraico verrebbe ad assumere il significato di giardino, paradiso nel deserto, quasi un'oasi. Ecco, e quindi secondo le scritture cosa c'era nel giardino dell'Eden? L'albero che garantisce la conoscenza del bene e del male. E cosa succede? Dio dice agli uomini di non mangiare i frutti di quell'albero, ma gli uomini lo mangiano e quindi vengono buttati sulla terra. Gli uomini e le donne però dell'Olocausto sembrano aver dimenticato questa conoscenza del bene e del male. Sembra che questi due concetti non abbiano più valore per loro, e quindi ecco che li vediamo, e torniamo alla banalità del male di Hannah Arendt, li vediamo compiere le peggiori atrocità, ma con una leggerezza, e questa è la cosa inquietante di tutto il film. Si parla, si discute su le migliori strategie per costruire un forno crematorio affinché gli ebrei possano essere bruciati il minor tempo possibile, con la maggiore efficienza. Si discute di cose atroci come se nulla fosse, ad un tavolo, ad un bar. Si chiama una moglie felici perché si è contenti di tornare ad Auschwitz a condannare a morte decine di migliaia di ebrei. E questa poi è la cosa folle, appunto, di tutto. E parlando del giardino, mi ricollego alla prima scena che c'è, quando noi vediamo appunto il giardino, un dialogo tra la donna del Sandra Hüller, tra l'altro, del film, e sua madre. Sua madre le dice: ma come, ti metti degli ebrei in casa? Intendeva chiaramente la servitù. E lei dice: questi non sono ebrei, gli ebrei stanno al di là del muro, questi sono ragazzi del posto. Ora, non so se quella ragazza in particolare che loro hanno in casa come domestica sia ebrea o meno, la vediamo comunque scandalizzarsi, giustamente, alla visione di quell'acqua nella vasca piena di ceneri, no? E quindi magari, chissà, forse qualche cosa ebrea ce l'avrà. Ma anche se così non lo fosse, mi è venuta in mente una frase che Goebbels disse a Fritz Lang con Metropolis era il film preferito dal baffino, da quel maledetto pezzo di merda del baffino, era il film preferito. Fritz Lang però era ebreo, e quindi Goebbels disse: signor Lang, non faccia l'ingenuo, siamo noi a decidere chi è ebreo e chi no. E quindi anche la cosa di decidere arbitrariamente per di condannare o meno un qualcuno, a prescindere poi da questa maledetta cosa della razza. E poi con la scena continua c'è un altro dialogo tra lei e la madre, dove lei dice: sono la regina di Auschwitz, e ride. La mamma dice: lo credo bene, guardati intorno. E lei ride, vabbè, questa cosa atroce, ripeto. E noi vediamo l'inquadratura dei fiori, e su un fiore in particolare abbiamo questa dissolvenza in rosso, che da un lato mi ha ricordato Sussurri e grida del grandissimo Ingmar Bergman, dove c'è esattamente la stessa cosa, c'è una dissolvenza in rosso. Lì però Bergman fa un lavoro sui colori più articolato durante il corso di tutto il film, però qui il rosso del fiore diventa tutto schermo, e quindi diventa sineddoche del sangue, diventa l'elemento principale, si manifesta ai nostri occhi nella totalità rispetto a quello che poi non possiamo vedere, quello che Gleiser non ci fa vedere, cioè il sangue delle persone che stanno dall'altra parte del muro. E quindi la sofferenza degli ebrei noi la vediamo, ma riusciamo a visualizzarla, ripeto, attraverso il sonoro, attraverso delle ceneri utilizzate per fertilizzare un giardino, attraverso un pezzo di osso ritrovato nel fiume, li vediamo attraverso tutte queste cose qui, e riusciamo a visualizzare, a sentire la loro sofferenza come se fosse davanti agli occhi. Gleiser a un certo punto però inserisce degli inserti quasi surrealisti a primo impatto, no? Quella ragazzina polacca che va a nascondere in punti strategici la frutta per darla da mangiare agli ebrei, che sa che poi andranno a lavorare lì. Ecco, e a primo impatto con quel filtro negativo, quella musica angosciosa, potrebbe sembrare quasi un altro mondo, potrebbe sembrare un qualcosa surrealista, un qualcosa che non ha senso di esistere, e invece è semplicemente empatia. È semplicemente una ragazza, una ragazzina polacca che è mossa l'empatia più spicciola che deve muovere l'essere umano, va a dare da mangiare agli ebrei, e quell'atto semplice in realtà viene visto come atto surreale, quindi viene spogliato dell'aspetto realistico con questo filtro negativo, e dunque secondo me rappresenta anche un po' il modo in cui gli attori principali dell'Olocausto avrebbero visto quell'atto. Per attori principali intendo quelli che l'hanno perpetrato e commesso o avallato, avrebbero visto quell'atto come qualcosa di negativo, che in realtà negativo non lo è. Mi induce a pensare questo il fatto che poi lei, quando torna a casa dalla madre, insomma, non c'è più il filtro negativo, è tutto tra virgolette normale. Poi c'è quel finale clamoroso, con lui che dice alla moglie, insomma, che sta per tornare ad Auschwitz, che sta per tornare dall'altro felicissimo, che sta per sterminare un numero imprecisato di ebrei, e vomita sulle scale, gli vengono dei conati, gli viene da vomitare, stacco, e noi a un certo punto vediamo nero, vediamo un
piccolissimo, quasi spioncino dal quale si può intravedere la realtà. Quindi noi cerchiamo di vedere, non sappiamo, siamo immersi nel buio, nel nero, c'è solo un piccolo spiraglio, non sappiamo dove siamo. Si apre la porta ed ecco che siamo nel presente. Siamo nell'Auschwitz di adesso, ormai diventato praticamente un museo, e quindi respiriamo tutto quello che Glaser non ci aveva fatto vedere prima. Noi lo vediamo adesso, nel presente, quasi a voler creare un ponte tra passato, presente e futuro, in una vicenda che non morirà mai, perché e poi è la classica retorica del non bisogna dimenticare, ma in realtà è una cosa che riguarda l'uomo, non riguarda solo quella vicenda lì, ricorda le atrocità di cui sono capaci gli uomini, e gli uomini intesi come natura umana, come umanità. Questa secondo me poi è la cosa centrale, e questo finale è clamoroso, e a questo proposito io la voglio chiudere la recensione con una frase di Tocqueville. Tocqueville diceva: da quando il passato non proietta più la sua luce sul futuro, la mente dell'uomo è costretta a vagare nelle tenebre. E questa frase si può utilizzare per questo film, si può utilizzare per tante altre cose nel corso della storia, ma lo possiamo utilizzare secondo me anche oggi, perché oggi ai nostri giorni, mesi, anni stanno succedendo cose nel nostro mondo che non ci toccano, e sembriamo avere lo stesso atteggiamento più o meno dei protagonisti di questo film, no? Sembriamo non curarci di quello che succede al di là del muro. È invece la cosa fondamentale è che l'umanità è sempre e comunque capace di cose atroci a livelli cosmici, e lo si vede in questo film, ma in tante altre cose lo possiamo vedere, basta sfogliare un libro di storia. L'importante però è sempre accorgersi ed essere consci di quello che accade al di là del muro. Detto ciò, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo film, iscrivetevi al canale, mettete like al video e noi ci vediamo alla prossima.